Ben ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Questa è una puntata fuori porta, difatti ci troviamo alla foresteria del Castello di San Giorgio Canavese per presentare un evento che è un appuntamento tradizionale di San Giorgio e che si terrà nel prossimo fine settimana, il Mercato della Terra e della Biodiversità. E ne parliamo con Rebecca Raineri e con Deborah Vittone. Benvenute. Grazie. Allora, Mercato della Terra della Biodiversità di San Giorgio, ottava edizione, e come ogni anno ha un nome che è un fil rouge, un tema che lega i diversi argomenti del mercato, e quest'anno si chiama Climatica 2024, Intelligenza Alimentare. Esatto, quest'anno volevamo proprio trattare un attimo, allora diciamo partendo ovviamente dai produttori, dal loro sapere, dalle tradizioni, volevamo trattare l'argomento climatico, dei cambiamenti climatici che ovviamente condizionano inevitabilmente tutto il mondo e il lavoro dei nostri agricoltori e il nostro ambiente. Allo stesso tempo, si parla tanto in questo periodo di intelligenza artificiale e via dicendo, e volevamo approfondire anche il tema collegato all'alimentazione, quindi declinandolo all'intelligenza alimentare, e quindi vedere un attimo i progressi tecnologici, come possono essere applicati nel campo dell'agricoltura e come questi portino delle innovazioni, senza però andare a portare via quello che è la tradizione, il sapere contadino locale. Ecco, questo è un po' il filo conduttore di questa edizione. Sono numerosi i produttori che saranno presenti in questa edizione, come in tutte le altre precedenti, e produttori che arrivano da diverse regioni d'Italia e anche dall'estero. Sì, assolutamente, ne abbiamo circa una sessantina che vengono un po' da tutta Italia, da Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, anche le isole sono rappresentate con la Sardegna, quindi è rappresentato un po' tutto il territorio nazionale. È un momento che ci piace condividere appunto con tutti gli agricoltori, in modo tale da, è un momento di confronto tra tutti per conoscere, sapere tutte le varie esigenze, tutte le varie difficoltà e confrontarsi per trovare delle soluzioni comuni a tutti. Mercato della Terra della Biodiversità si inserisce nel Festival della Reciprocità, è l'evento clou di San Giorgio Canavese. Il Festival della Reciprocità è fatto dalle tre terre canavesane, quindi dal comune di San Giorgio, Aglie e Castellamonte. Esatto, il mercato vuole essere un mercato delle origini, insomma, un mercato che ci riporta a quel primo mercato dove tutto è iniziato nel centro, nel cuore di San Giorgio, il mercato settimanale del martedì, che era un appuntamento imperdibile per i sangiorgesi, e dove c'era appunto si trattavano appunto i temi dei sapori, dei saperi, dei produttori che li condividono con la gente che passa, questo clima di convivialità, di festa, e questo volevamo portarlo anche nel nostro mercato. Il nostro mercato che si tiene in questo weekend, e dove appunto, come abbiamo detto, tanti produttori anche dall'estero vengono e parlano con la gente che passa. C'è questo clima di festa appunto perché in mezzo ai produttori, in mezzo alla gente passeranno, si alterneranno momenti di spettacolo, di festa, di musica e anche tante attività didattiche anche per i più piccoli. Sì, quindi i produttori con le loro eccellenze che spiegano anche alla clientela, alla gente come vengono coltivate, come vengono... Esatto, esatto. Condividono il loro sapere con la gente, e anche attraverso magari alcune attività con i bambini si insegnano già le prime cose, no? Nelle scuole magari, appunto noi volevamo inserirlo anche nelle scuole questo argomento, perché è molto importante. L'intelligenza alimentare è importante, e appunto noi abbiamo cercato di far capire che è importante al giorno d'oggi soprattutto riflettere su questo argomento e magari anche riuscire ad arrivare nel proprio piccolo, nel quotidiano, ad assumere alcuni atteggiamenti, comportamenti
in rispetto dell'agricoltura, insomma, magari nel nostro piccolo si può cambiare qualcosa, qualche stile di vita, di alimentazione che può agevolare l'agricoltura oggigiorno. Certo, difatti è una bella sinergia, comunque coinvolge appunto le scuole, coinvolge le case di riposo, oltre alle altre associazioni del paese. E proprio, diciamo, il tema dell'educazione alimentare è quello che vorremmo portare avanti e in questo periodo Slow Food si sta facendo molto promotore di questo movimento, quindi noi vorremmo sostenere l'inserimento dell'educazione alimentare all'interno delle scuole, perché fin da piccoli una corretta conoscenza di quello che è quello di cui ci nutriamo è fondamentale, modi come qualità è molto importante, e anche la collaborazione appunto che c'è da anni con i comuni di Aglie e Castellamonte ci consente di divulgare ancora meglio questo messaggio, ecco, di diffonderlo su un territorio più ampio che è il territorio canavesano e non solo, ecco. Il mercato della terra è sabato e domenica, però in realtà si incomincia già venerdì con l'inaugurazione del bocciodromo, sì. E poi lunedì con il Festival dei Ragazzi. Se vogliamo vedere un attimo il programma, visto che ci sono tantissimi eventi collaterali, quindi certo. Partendo da venerdì 10 maggio. Sì, venerdì ci sarà appunto l'inaugurazione del bocciodromo a seguito di una serie di interventi che ne hanno visto la riqualificazione energetica, quindi si è colta l'occasione per inserirlo nel programma, per presentarlo appunto per la prima volta a tutti, insomma, alla società, ecco, a chi poi lo potrà vivere, ecco. E poi per seguire all'inaugurazione del mercato che avverrà alle 15 del sabato e cui oltre i produttori parteciperanno, ci sarà Vico Pazzariello come ogni anno, che esatto, che allieterà un po' la festa, ecco, e la serata invece sarà animata dal duo Nui Dui con uno spettacolo diciamo musicale, musico-teatrale, se possiamo dire così, che si svolgerà nella piazza principale se il tempo lo consente, ecco. Poi vabbè, diciamo, ci sarà l'intervento delle scuole del territorio che allieteranno anche qui con musica distribuita nelle varie strade del centro del paese e tutte le società comunque, tutte le associazioni locali sono molto attive, ecco, quindi avremo anche la Corale Quattro Stagioni che farà il suo intervento e tutte le associazioni del posto che lavorano da dietro per consentire appunto che tutto si svolga al meglio, ecco. Sì, come abbiamo detto, ci teniamo molto a creare questo clima di festa e di convivialità tra produttori, noi, chi lavora, chi si impegna e chi viene anche solo per guardare e usufruire dei prodotti che concedono, assaggiare, tutto quanto. E quindi appunto abbiamo inserito questi momenti di vivacità, insomma. Della seconda edizione del Festival della Reciprocità dei Ragazzi ne parliamo invece con Alice Gedda, che entra qui in studio, in questo studio nuovo e temporaneo. Benvenuta. Grazie. Seconda edizione si terrà lunedì 13 maggio. Nel bocciodromo, che appunto verrà inaugurato venerdì, ma l'amministrazione tiene a utilizzare come uno spazio, diciamo, multifunzionale per tutta la comunità del territorio, non solo sangiorgese, ma anche del circondario. E quindi, oltre a essere utilizzato per il gioco delle bocce, può essere un contenitore per moltissime altre attività. Il festival quest'anno coinvolgerà gli studenti delle scuole medie, delle scuole superiori di tutto il canavese. È organizzato con delle masterclass dinamiche, non esclusivamente frontali, per coinvolgere meglio i ragazzi. Il mattino sarà dedicato agli studenti delle scuole medie, mentre il pomeriggio agli studenti delle scuole superiori, appunto, canavesane.
Sono stati invitati ad intervenire delle personalità influenti in questo, su questo tema. E avremo la presenza della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che porterà appunto un suo messaggio, un suo saluto. È stato invitato il presidente della regione Cirio, ci sarà il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e ci sarà anche un grosso coinvolgimento di Slow Food, per cui aspettiamo la presenza di Carlo Petrini, del rettore dell'Università di Pollenzo e del vicepresidente di Slow Food Barbero, che presenteranno ai ragazzi questa, appunto, come diceva Rebecca prima, questa raccolta firme che Slow Food promuove per l'inserimento dell'educazione alimentare nelle scuole, che i ragazzi già hanno iniziato a sostenere partendo dal liceo Botta, che si è fatto sostenitore di questo messaggio, per fare proprio questo questo argomento, questo tema, per portare loro autonomamente avanti una campagna di sostegno, diciamo alla Greta Thunberg, possiamo dire, perché questo messaggio arrivi ai loro coetanei, perché questi temi vengano proprio fatti propri dai giovani. Ci saranno queste masterclass dinamiche in cui, che saranno coordinate da Peppone Calabrese, il conduttore di Linea Verde, che ormai da molti anni è vicino al Festival della Reciprocità, e da quest'anno anche da Angela Raffanelli, che è la conduttrice di Linea Verde Estate, che quindi renderanno anche tutta la giornata un po' più vivace e divertente per i ragazzi. Sì, perché sarà sia al mattino che al pomeriggio. Sì, esatto, il mattino è dedicata alle scuole medie e il pomeriggio alle scuole superiori. Ci saranno comunque dei confronti anche con alcuni produttori del mercato che rimarranno con noi fino a lunedì e che dialogheranno insieme ai ragazzi su questi temi. Oltre ad affrontare la tematica appunto dell'educazione alimentare, ci sarà un focus sull'acqua, quindi su tutte le problematiche legate all'acqua, alla sua mancanza o alla sua abbondanza. E sul tema della nuova agricoltura, di un'agricoltura sociale, di una nuova agricoltura 4.0 e su tutta la sua evoluzione dinamica, diciamo. Quindi non si può mancare a questo mercato della terra? Lanciamo un appello? Certo. Vai, non potete mancare assolutamente al mercato della terra e della biodiversità, perché è un'occasione di imparare e di condividere anche con chi c'è e chi si rende utile per creare tutta questa grande manifestazione con il cuore, perché poi è quello che facciamo. Sarà un momento appunto per conoscere i produttori da vicino, per assaggiare i loro prodotti, per capirne la qualità e l'impegno che ci sta dietro per poterli ottenere. E sarà comunque una giornata di divertimento e di festa a cui tutti sono invitati. Grazie mille. Quindi non mancate il prossimo fine settimana il Mercato della Terra e della Biodiversità, 8ª edizione, già il venerdì 10 maggio con l'inaugurazione del Bocciodromo e poi sabato, domenica e lunedì. A presto!